Buonasera, per Rimedi Naturali siamo con Davide, che è un volto noto della televisione. Hai fatto anche l'Isola dei Famosi e quindi ti conosciamo come una persona atletica. Cosa fai tu per la tua salute, per il tuo benessere? Curi quella che è la tua alimentazione? Diciamo che adesso è un periodo in cui sono un po' fuori allenamento. Ogni tanto gioco a pallone, vado a correre in bicicletta che ho comprato da poco. Ogni tanto qualche corsetta, però dopo un po' non ce la faccio più. Magari vado a correre per una settimana e poi mi fermo e mi passa la voglia, o fa troppo caldo e quando piove ce n'ho sempre una. E anche, diciamo che non è che l'alimentazione non la sto curando molto, infatti si vede. Ho chiesto anche qui qualche aiuto, adesso chiederò un po' per cose, per l'intolleranza, per capire che cosa devo mangiare, cosa è meglio. Perché tra un po', se no, adesso non ho più tipo 18 anni, ne ho 29, ok, va sempre bene, però devo stare abbastanza attento perché potrebbe diventare pericoloso. Cioè pericoloso nel senso che con la pancetta poi non va più giù, poi più si va avanti con gli anni e senti proprio la differenza dell'età, che continui a... fai più fatica a smaltire, fai più fatica a digerire, fai più fatica a tirare il fisico, a definirlo, e la differenza si vede col passare anche di anno in anno, si vede veramente tanto. Beh, comunque essere consapevoli è già il primo passo, no? Quindi tu sei qua, tu probabilmente sarai in questa clinica, ti farai magari fare qualche massaggio e il test delle intolleranze, giusto? E a proposito di massaggi, ami farti massaggiare, ami farti fare trattamenti estetici? Massaggiare sì, farmi massaggiare mi piace tantissimo. Quelli anche i massaggi rilassanti, o adesso qua mi piacerebbe provare un po' di massaggio alla schiena perché ho dei problemi facendo snowboard, facendo anche dei salti mi sono distrutto la schiena, quindi mi piacerebbe provare a raddrizzarla, a sistemarla un attimo, perché ho veramente dei dolori assurdi che per assurdo sento che tantissimi giovani hanno questo problema alla schiena, invece magari mio papà ne ha meno problemi di me, invece io, mio cugino, i miei amici abbiamo veramente tanti, tanti problemi alla schiena, non si sa, più siamo giovani, per la nuova generazione siamo veramente delle cose, siamo dei barattoli ormai distrutti, non si capisce. Ma tu dici che è così perché per gli eccessi, oppure perché magari siamo rimasti troppo davanti alla televisione, davanti ai videogiochi? Certo, ormai la PlayStation, il poker online, internet, Facebook, la mail... internet ormai ci sta rovinando, prima una volta si usava, ma anche telefonare, magari devi andare in cabina, quindi camminavi, invece adesso col cellulare sei seduto sul divano, fai tutto, sono cambiati i tempi, siamo veramente, io sono un fannullone, poi quando parto a raffica, quindi mi dedico totalmente allo sport per tempo veramente pieno, mi accanisco, per poi smettere all'improvviso e dover recuperare ancora, tornare di nuovo da capo, partire sempre da capo. Allora, la parola d'ordine è un po' più di costanza, Davide, dai. E mangiare meno, e bere meno, e andare un... Lasciatemi stare. Va bene, dai, più costanza. Non te lo prometto, però... Proviamoci. Dai. Grazie.